Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cernusco Stereo, la seconda parte di Zona Traffico Illimitato, speciale amministrative 2012 a Cernusco sul Naviglio. Cominciamo subito, comincerà a sinistra per Cernusco, che si alternerà con Vivere Cernusco. Ricordiamo che sinistra per Cernusco appoggia il candidato sindaco Eugenio Comincini e cominciamo con una presentazione di un minuto di quella che è la vostra lista. Bene, buonasera a tutti. La lista Sinistra per Cernusco nasce da un appello di rifondazione per costruire appunto una lista unitaria, plurale della sinistra, perché consapevoli che non solo a Cernusco ovviamente, ma a livello nazionale, è necessario raggruppare e riconsolidare quelli che sono diciamo, tutte le varie parti, le varie anime della sinistra. Questa proposta che noi abbiamo sollecitato ormai da più di un anno ha trovato davvero un grande consenso. L'unico rammarico è che vabbè, una lista SEL non c'è stata, ma devo dire che il progetto davvero ha decollato e moltissime persone hanno aderito, e devo dire che anche da quando è nata l'idea moltissime persone, anche non solo appunto i componenti della lista, che adesso vado anche così a presentare brevemente. I componenti della lista poi ci penso io a presentarli, il tempo è finito per questa brevissima presentazione della lista. Io da cattivo padrone di casa mi sono dimenticato di dire che abbiamo con noi in studio Rita Zecchini ed Hermes Severnini per Sinistra per Cernusco. Per quanto riguarda Vivere Cernusco, anche Vivere Cernusco appoggia il candidato sindaco Eugenio Comincini, abbiamo in studio Roberto Caserini e Roberto Codazzi, detto CUDA. Un minuto anche voi per presentare la vostra lista. Bene, siamo qui due giovani, intorno ai 30 anni, a presentare una lista che ha quasi la nostra età. Infatti Vivere Cernusco è nata nella prima metà degli anni 80, unendo una serie di sensibilità, la sensibilità del volontariato cattolico, la sensibilità del volontariato ambientalista, da parte della sinistra che si staccava da un'ideologia nazionale, per dare vita a quello che poi è diventato un modello, potremmo chiamare un olivo ante litteram, unendo appunto varie sensibilità di persone impegnate per la propria città. Tra queste vogliamo ricordare uno dei fondatori di Vivere Cernusco, che è Angelo Spinelli, che insieme ad altre persone che ancora sono in lista con Vivere Cernusco ha dato vita a questa esperienza. La lista quest'anno è composta da 16 persone raccolte in una rosa di oltre 50 disponibilità che poi hanno dato il nome e la faccia anche come sponsor. Perfetto, siamo stati nei tempi perfettamente. Adesso cominciamo con Sinistra per Cernusco. Noi, come ho ricordato più volte, proponiamo dei macro argomenti sui quali parlare. Se poi uno vuole approfondire delle cose anche al di fuori di questi argomenti, il tempo a disposizione è 3 minuti per ognuno di questi slot che ci sono. Cominciamo con il primo che proponiamo, che è ambiente e territorio. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto comincio col dire che non solo Sinistra per Cernusco, ma la coalizione alla quale apparteniamo credo abbia tutte le carte in regola per parlare di ambiente e territorio nei fatti, da quando amministra e con l'attività dei suoi componenti anche nella lunga fase di opposizione precedente. C'è il tempo per parlare di due atti amministrativi estremamente importanti, che sono il piano di governo del territorio e il piano d'azione per l'energia sostenibile, provvedimenti che oltre ad incidere sul residuo da edificare, quindi sulla protezione del territorio e sul risparmio energetico, hanno fatto sì da porci anche ad esempio per altri comuni. In più parti ci è stato chiesto di intervenire per spiegare qual è stata la nostra esperienza. Do un dato: abbiamo ereditato un piano regolatore che con un carico edificatorio notevole, che non aveva ancora dispiegato tutti i suoi effetti. Siamo andati ad incidere sul residuo riducendo di un 40% circa la capacità edificatoria. Chiunque si sieda qua non dirà che è a favore dell'edificazione selvaggia. Poi l'intervento pratico però è di questo tipo.
Mi preme ricordare alcuni aspetti invece ai quali teniamo molto in tema di ambiente e territorio. Il parco locale di interesse sovracomunale delle Cave, PES delle Cave, per cui abbiamo svolto un'azione anche di coordinamento con gli altri circoli del territorio, anche di contrasto alla pianificata attività Decathlon a Brugherio. L'acqua pubblica, già dal 2007 su nostra iniziativa abbiamo fatto approvare al Consiglio Comunale una mozione contro l'allora legge regionale più realista del Re, poi superata dal decreto Ronchi, contro il quale c'è stata la straordinaria esperienza dei referendum abrogativi dello scorso anno. Mi preme davvero anche rilevare un aspetto di carattere finanziario che è ricaduto importante del territorio. Gli ultimi due bilanci sono stati ottenuti riducendo a zero il contributo degli oneri di urbanizzazione a copertura della spesa corrente. Vuol dire, tradotto nell'economia che possiamo chiamare domestica, non stiamo più vendendo i mobili di casa per fare la spesa. Quando sono finiti, finiscono i mobili di casa e non fai più neanche la spesa. Abbiamo ereditato un bilancio che sull'annualità 2007 prevedeva di destinare 2 milioni e mezzo di euro a copertura della spesa corrente, il 40% circa degli oneri allora incassati. L'abbiamo portato a zero nel giro di pochi anni e il secondo bilancio che abbiamo approvato quest'anno prevede neanche un centesimo di entrata straordinaria a copertura invece della spesa per i servizi alla persona, gli stipendi, anche questa è protezione del territorio. E non ultimo, possiamo arrivare al secondo, l'edilizia sociale, perché questo è stato un altro investimento molto importante per case, per il bisogno della casa. Sentiamo invece su ambiente e territorio che cosa ha da dirci Vivere Cernusco. Buonasera a tutti, noi come lista civica siamo sempre posti come obiettivo la salvaguardia dell'ambiente sicuramente e fermare la cementificazione nel nostro paese. I risultati sono visti nel questo piano regolatore che è stato appena approvato, in cui è stato dato molto spazio alle aree verdi. Noi in particolare ci concentriamo sulla realizzazione di un parco delle Cave che sia adeguato e che recuperi l'ambiente per com'era un tempo, quindi ci proponiamo di costruire un parco che abbia le caratteristiche che aveva un tempo, quindi rimboschire la zona e renderla vivibile a tutti i cittadini, creando anche al suo interno dei servizi fondamentali, come potrebbe essere il parco che c'è a Brugherio, per intenderci, in cui la gente possa passare del tempo facendo anche dei picnic e godendosi la natura per quello che è. Nel frattempo vorremmo anche abbellire, diciamo, i parchi già esistenti, come il canocchiale di Villa Lari, che è un punto fondamentale, bellissimo nel nostro paese, ma che purtroppo presenta al suo interno dei percorsi pedonali che sono un po' lasciati andare. Vorremmo che questi venissero ripresi e dato spazio, quindi anche questo spazio per essere più vissuto. Al suo interno questo parco è anche un fantastico luogo dove si possono anche tenere concerti all'aperto, che è a fianco alla Casa delle Arti, e anche questo potrà rendere vivibile un parco che anche alla sera con lo spunto di Villa Lari sarebbe sicuramente fantastico. Anche per il Parco di Germania abbiamo idee di abbellire, perché per noi presenta dei punti che sono, diciamo, deficitari, nel senso ha pochi alberi, vorremmo rimboschirlo sicuramente, cercare di rivalutare la posizione che ha il diorama, che è sicuramente in disuso e se fosse per noi si potrebbe tranquillamente eliminare, però ci rendiamo conto che è difficile. Detto questo, oltre ai parchi vorremmo, diciamo, migliorare la situazione per quanto riguarda la raccolta differenziata, che è sicuramente già ottima, ma l'obiettivo che ci poniamo non è solo migliorare la raccolta differenziata, ma incentivare anche a ridurre la produzione dei rifiuti, che è molto importante. E per quanto riguarda la produzione di energia, poniamo come obiettivo dell'amministrazione che verrà sicuramente adattare gli edifici pubblici, avere pannelli solari per produrre energia in maniera sicuramente più compatibile con il territorio. Bene, proseguiamo, restiamo sempre con Vivere Cernusco e parliamo di mobilità, viabilità e trasporti. Cernusco è una città a misura di bicicletta. Nel corso degli ultimi anni le piste ciclabili a Cernusco sono aumentate in maniera esponenziale, siamo quasi ai 40 km di piste ciclabili,
E con questo sono aumentati anche i servizi dedicati alle biciclette, in particolare il parcheggio presente alla stazione della metropolitana, oltre al bike sharing. Vogliamo continuare su questa linea con fornendo servizi per la ciclabilità dolce, per la mobilità dolce, e allora anche l'esperienza del parcheggio di Via Riassunta potrebbe essere replicata con lo stesso sistema automatico in altri punti della città, per esempio nel parco della biblioteca, per servire il centro, il comune, la biblioteca stessa, oltre che la scuola media, nell'area del mercato, per servire centro sportivo e mercato, nei pressi del centro sportivo di Via Boccaccio e così via. Si possono individuare una serie di altri punti in cui poter lasciare la bicicletta in sicurezza. Oltre a questo, naturalmente, collegare quelli che sono ancora i passaggi che mancano fra Cernusco e i comuni vicini, verso Brugherio, verso Cologno e verso Pioltello, completare la rete ciclabile in zona industriale. Riqualificare alcune delle piste ciclabili già esistenti, come per esempio in via Melghera, oppure fare i tratti urbani che ancora mancano, come via Toriani e via Cavour. Oltretutto, queste sono misure già votate dai cittadini all'interno del bilancio partecipato con il massimo dei voti. Un altro punto è quello dei trasporti pubblici, per cui oltre a mantenere viva l'attenzione sul biglietto unico metropolitano, che è un po' una grossa chimera a cui però non vogliamo rinunciare, cioè un sistema integrato di costi e di orari e servizi migliori con Milano, va anche rivisto il sistema dei trasporti locali, basati in questo momento su grandi autobus molto voluminosi che servono la mattina e all'uscita di scuola e che per il resto della giornata invece rimangono poco utilizzati. La sperimentazione dell'autobus a chiamata ha dato dei riscontri sicuramente positivi. Con il nuovo appalto di gestione dei trasporti pubblici cittadini intendiamo proseguire su questa linea, quindi mezzi più piccoli, più maneggevoli, più ecologici e in grado anche di essere più flessibili rispetto alle esigenze delle persone. Infine vorrei sottolineare come il rifacimento dell'asse viario Dante Vespucci con il pezzo che manca, che verrà completato, di via Videmari, ha sicuramente migliorato sia la situazione del traffico cernuschese sia la situazione dell'inquinamento, perché eliminando semafori e quindi inutili attese, adesso il traffico è molto più scorrevole, con anche un beneficio per i polmoni. Bisogna continuare nel lavorare sulla struttura delle strade più che sulla quantità delle strade. Sentiamo invece quelle che sono le idee di Sinistra per Cernusco, sempre su questo argomento. Ma anche qui ci presentiamo, dopo questo mandato amministrativo, direi con una serie di lavori che sono sotto gli occhi di tutti, che hanno contribuito alla fluidificazione del traffico da un lato e alla messa in sicurezza di diversi percorsi dall'altro. Io ringrazio Cuda per l'accenno che ha fatto al ciclo del bilancio partecipato, quest'anno nella sessione del ciclo che si è appena concluso ha visto sottoporre ai cittadini la scelta fra progetti emersi nel corso della consultazione dell'anno passato, inclusi i percorsi protetti in due zone nevralgiche che sono appunto la via Cavour e la via Toriani, che hanno avuto praticamente un plebiscito. Mi viene in mente la campagna elettorale del 2007, dove la sicurezza era uno dei temi fondanti, dei leitmotiv della campagna, tema poi magicamente svaporato subito dopo le elezioni, dimostrazione del fatto che della pretestuosità del tema e del fatto, e l'abbiamo visto adesso anche con questa attività di consultazione, che al di là dell'inseguire temi e parole d'ordine che sono tipiche di altre parti politiche, la sicurezza che interessa i cittadini di questa città è quella vera, quella di non essere stirati da una delle 19.000 automobili di proprietà dei residenti o di 15.000 o di proprietà di 15.000 addetti che si recano ogni giorno nella zona industriale, il poter viaggiare sicuri a piedi o in bicicletta. Questa è la sicurezza che interessa i cittadini ed è questo uno dei nostri scopi principali, quindi la sicurezza è quella vera. Abbiamo operato su reti stradali, in particolare il riammagliamento della nuova strada Falcone-Borsellino, in un comparto edilizio di centinaia di appartamenti previsto dalle amministrazioni precedenti senza una strada di collegamento, oltre che senza altro tipo di servizi. Abbiamo già finanziato il completamento dell'asse centrale.
ci sono interventi previsti per qualche milione di euro, già coperti, già approvati, riguardano i comparti Luini, Musi Bianchi, il comparto di via San Francesco. Interessante sarà approfittare della scadenza del, del bando per la gestione del servizio di trasporti urbano e da parte nostra faremo di tutto perché la rivisitazione del sistema di trasporto urbano venga in maniera più partecipata possibile, quindi non disegnato a tavolino da qualche persona in una stanza, ma col recepimento di quelle che sono le esigenze di questa città, dei cittadini che tutti i giorni si servono del trasporto pubblico. Rimaniamo sempre con Sinistra per Cernusco e parliamo un po' della vita Cernusco, giovani, anziani. Questo sicuramente è la parte appunto vitale di una città, cioè le persone. È inutile dire che quello che noi riteniamo fondamentale è che ci sia appunto un'amministrazione attenta innanzitutto ai diritti di tutte le persone. E quindi qui possiamo dire così, per semplificare, le scelte che abbiamo fatto per esempio nel ristrutturare un edificio importante come quello della Filanda, ha voluto proprio centrare in modo particolare la necessità di dare spazio, strutture e servizi a due fette di popolazione molto importanti, una parte quella degli anziani, una parte quella dei piccoli e dei loro genitori. E in particolare appunto la Filanda sarà, come ormai sappiamo tutti, l'abbiamo vista a San Giuseppe, ristrutturata, un edificio davvero credo che unico nel nostro territorio anche rispetto ai comuni vicini, un edificio molto qualificante anche per il contesto, cioè intorno al parco, sarà appunto destinato una parte al centro anziani e una parte in modo specifico appunto ai bambini e alle famiglie. Perché un centro anziani? Perché in realtà Cernusco non ha, a oggi non aveva un centro anziani, se possiamo definire la sede degli anni sempreverdi un centro anziani, insomma sapete tutti che in realtà è una villa, una villetta abbastanza grande, ma non è un centro anziani, oppure anche il centro assolutamente importante come quello degli Amici del Tempo Libero, ma che però è un centro privato. Io credo che sia importante che l'amministrazione pubblica abbia scelto invece appunto un luogo pubblico e altamente qualificato, ha degli spazi molto grandi, sarà possibile fare attività motoria, tutta l'attività ricreativa, socializzante, ci sarà il bar, il ristorante e in un contesto anche di costruzione di un percorso intergenerazionale sarà anche interessante approfondire e poter fare dei progetti che per esempio coinvolgono i nonni con i bambini che appunto sono solo divisi da una vetrata, ma ci saranno poi servizi appunto per la prima infanzia e anche questo è un elemento piuttosto importante perché in molte occasioni, molte famiglie, molti genitori, ricordiamo che a Cernusco ci sono tantissime coppie giovani, quindi con bambini piccoli, ci hanno chiesto di poter attivare in modo particolare il tempo per le famiglie, il cosiddetto tempo per le famiglie, che appunto è un servizio intermedio tra la custodia dei bambini nella propria abitazione e un nido vero e proprio. Ecco, io penso che in questo insomma abbiamo e faremo molto, non voglio ricordare anche il centro di uno integrato per gli anziani che stiamo per completare, altro servizio indispensabile proprio per le famiglie che hanno necessità di assistere persone che sono parzialmente non autosufficienti. Bene, vivere a Cernusco, per vivere a Cernusco sembra un gioco di parole per quanto riguarda vita, giovani e anziani, che quali sono le proposte? Bene, noi ci proponiamo inizialmente un intervento significativo sul centro sportivo di via Buonarroti, che adesso è già stato riqualificato perché ha un centro natatorio d'eccellenza, è appena stato ristrutturato la tribuna degli spogliatoi, ma ha ancora molte parti che non sono ora norma ed è comunque molto sovraffollato. Quindi noi ci proponiamo un ampliamento di questo centro per dare spazi a società che ora ne necessitano ma non ne hanno abbastanza. Ci proponiamo di creare spazi che siano il più possibile polifunzionali in modo che possano essere sfruttati da tutti gli sport in maniera indistinta, in modo che riusciamo così a fare a fronte agli ampliamenti di alcune società e alle riduzioni di altre. Un altro punto che ci proponiamo di realizzare un'area feste che ora come ora è totalmente inutilizzabile perché è inadeguata sicuramente e non è a norma, e Cernusco è una società composta da moltissime associazioni che vorrebbero realizzare moltissimi eventi ma non hanno spazi
per farne e devono sempre rabattarsi a cercarne ovunque in giro per la città, e ci proponiamo di costruire un'area feste o dove è già adesso o in un altro luogo più adeguato per dare spazio a tutte le società che ne necessitano. Vorremmo inoltre ampliare i servizi della nostra biblioteca, che è già ottima, ma ad ora manca un po' di tecnologie che quando è stata costruita non necessitavano, ma ora tutti hanno un portatile piuttosto che necessità di internet per studiare o scrivere tesi, e questo è un po' deficitaria. Vorremmo inoltre, riguardo ai giovani che escono dal mondo dello studio, creare uno spazio per il co-working, che vuol dire prevedere la creazione di uno spazio in cui un giovane che vuole iniziare a avvicinarsi al mondo del lavoro possa affittare una scrivania con tutto ciò che serve per accogliere un cliente, un potenziale acquirente, oppure semplicemente svolgere il suo lavoro avendo a sua disposizione internet piuttosto che spazi come stampanti, eccetera, uno di questi servizi che sono fondamentali per l'inserimento nel mondo del lavoro di una persona. Sempre a questo proposito ci proponiamo di creare dei finanziamenti start-up per i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, che è sicuramente ora un mondo in crisi, quindi sarebbe necessario fare dei bandi per la cooperazione in modo che i giovani possano facilmente avviare un'impresa sul territorio senza dover per forza emigrare o andare a svolgerla o in altri luoghi. Bene, proseguiamo con Vivere Cernusco. Quali sono i progetti a cui voi volete dare la massima priorità? Nello scorso mandato, nel 2007, appena eletti, Vivere Cernusco si è impegnato perché in tempi brevissimi venisse realizzato il nuovo centro diurno disabili, perché era una struttura per il sociale che mancava. Adesso Cernusco ha bisogno ancora di un paio di strutture. Una è la nuova scuola posta nell'area di Via Boccaccio, che nei prossimi anni diventerà fondamentale. È una scuola in cui il progetto è già stato approvato dal punto di vista preliminare, bisognerà dargli forma e corpo nei prossimi anni e in tempi brevi. E l'altro invece è dare vita all'ex centro Cariplo, il centro sociale presente in Via Buonarroti, che ha bisogno di, finita la ristrutturazione, invece riempirsi di attività per anziani e per gli appartamenti dati invece a persone che ne hanno necessità per un tempo breve. Tutto questo deve essere fatto in maniera compatibile con le esigenze di bilancio, che invece sono molto strette, no? Quindi la prima priorità è dare a Cernusco le strutture di cui ha bisogno attive e dargliele però senza indebitare le prossime generazioni. Questa è un'attenzione che questa maggioranza e questa amministrazione ha sempre avuto nell'ambito. Infatti mi piace ricordare che dei debiti derivati, ereditati dalle scorse amministrazioni, sono stati estinti prima che scoppiassero come in altri comuni. Una seconda priorità invece è risolvere definitivamente l'annoso problema dell'albergo di Via Melghiera, una struttura che già quando era stata approvata aveva incontrato l'ostilità di Vivere Cernusco, che non ne vedeva il senso di costruire un grosso albergo con quelle volumetrie in quella zona, e che nel corso degli anni ha avuto un destino infelice. Nel piano di governo del territorio c'è una soluzione scritta, ed è quella di abbattere un terzo della struttura, destinare un terzo a servizi e un terzo a residenziale. I rapporti con la proprietà sono già in stato avanzato, si spera di riuscire in breve tempo a dare un seguito e poter procedere con la soluzione di quel mostro, di quell'ecromostro che aggrava su tutto un intero quartiere. Infine, l'altra priorità è quella legata alla cultura, alla cooperazione e all'educazione. Grazie al lavoro anche di Erika Spinelli è stato dato il via all'Ufficio di Cooperazione Internazionale e di Educazione allo Sviluppo, che è un'esperienza pilota in cui Cernusco crede. Bisogna continuare a investire, perché investendo sulla cooperazione, ma soprattutto sull'educazione all'interno delle scuole, dei gruppi, degli scout, come è stato fatto in questi anni, si hanno dei riscontri positivi sui cernuschesi e sui ragazzi di domani. E poi sulla cultura. Il pannello di proposte culturali offerto a Cernusco in questi 5 anni si è arricchito continuamente e copre tutti gli ambiti della cultura, da quella musicale classica a quella del teatro dialettale o il teatro per i bambini. Bisogna continuare a insistere, perché la cultura sfama le menti. Sinistra per Cernusco, i progetti a cui voi volete dare la massima priorità.
Allora, noi partiamo dal presupposto che appunto nelle città debbano essere salvaguardati i diritti di tutti, e di questi noi ne vogliamo evidenziare alcuni: diritto alla salute, all'istruzione, alla casa e al lavoro. Diritto alla salute e all'istruzione direi che sono anche legati appunto alla possibilità di poter dare il diritto allo studio per tutte le persone, il diritto alla salute, alla prevenzione e a tutte le azioni che abbiamo fatto tra l'altro in questi 5 anni proprio legati al benessere della persona e della comunità. Ma in particolare alla casa voglio concentrarmi, abbiamo realizzato più di 100 alloggi in questi 5 anni edilizia sociale. Non sono sufficienti, dobbiamo impegnarci per farne ancora, ma mi preme sottolineare un progetto importantissimo, quello dell'housing sociale. Abbiamo ormai destinato 5 alloggi all'housing sociale per le emergenze abitative, in particolare modo per alcune situazioni particolarmente emergenti, quali quelle sono delle persone separate e in particolar modo quella proprio dei padri separati. 5 alloggi che ci permettono di rispondere in modo immediato ai bisogni che quotidianamente ormai i servizi sociali ai quali devono rispondere. Oltre alle emergenze e quindi al problema dell'alloggio, dicevo il lavoro. Per noi, per la dignità delle persone, vogliamo un po' rompere quello che è un concetto vecchio, direi quasi ottocentesco, dell'assistenzialismo. Alle persone dobbiamo dare il lavoro e quindi per garantire la loro dignità. Quindi va bene il contributo, perché se le persone sono in fase emergente va dato, ma bisogna dare quello che è un largo respiro, quindi appunto una vita dignitosa per sé, per i propri familiari, e questo si può fare solo dando un lavoro. Un lavoro ovviamente il comune non lo può fare direttamente, ma sapete che si è attivato un tavolo permanente per le politiche del lavoro, ha messo insieme associazioni, imprese, sindacati, amministrazioni locali, e abbiamo già ottenuto degli risultati. La provincia ci finanzierà quasi sicuramente un progetto per le persone che sono uscite dal lavoro e fanno fatica a integrarsi. Quindi lavoro, in particolare mi viene da dire lavoro per le donne, perché anche qui le donne devono avere pari opportunità, ma lo possono fare se ci sono servizi adeguati per l'infanzia, lì ho detto prima, e ovviamente per la propria realizzazione personale. Oltre a questo, è stato anche già detto, ma voglio ribadire, per i giovani dei luoghi di autogestione. Noi abbiamo un CAG che ha veramente una capacità, e l'abbiamo visto in diversi progetti, di aggregare, di fare, educare e di costruire insieme dei percorsi. Noi però abbiamo bisogno anche di progetti per giovani che si vogliono autogestire, e io dico che anche la Filanda può diventare anche per loro una struttura che sicuramente potrà dare delle risposte. E ho detto appunto degli altri servizi, insomma credo che la sinistra in questo garantirà questi aspetti. Perfetto, abbiamo finito gli spazi destinati agli argomenti, adesso passeremo a quelli che sono gli appelli al voto. Cominceremo con Sinistra per Cernusco. Io ricordo che Sinistra per Cernusco appoggia il candidato sindaco Eugenio Comincini, e vi leggo quelli che sono i candidati al Consiglio Comunale: Rita Zecchini, Hermes Severnini, Anna Campora, Andrea Calvanelli, Raffaella Galli, Mirko Chioldin, a Fiavi Biova Cuschipe, detto Antoinette, spero di aver pronunciato bene, Alessandro De Nando, Paolo Maria Bianca Manzoni, Luca Forlani, Giovanna Perego, Natale Fossati, Claudio Gennari, Gerardo Giacomazzi, detto Giaco, Danilo Radaelli ed Erminio Stocchetti. Adesso avete il tempo per fare un appello al voto, sono 2 minuti per fare un appello al voto ai vostri elettori. Grazie. L'appello al voto di Sinistra per Cernusco. Noi abbiamo la presunzione di rappresentare chi in questa città cerca una compatibilità dei beni comuni, acqua, energia, non con la speculazione finanziaria, con i dettami della BCE, ma con la giustizia sociale, la compatibilità dei diritti con l'ambiente, e questo coinvolgendo i cittadini nelle scelte che li riguardano. Il percorso che abbiamo iniziato sul bilancio partecipato va continuato e sviluppato. Alle consulte, la sperimentazione delle consulte ci deve servire per dare maggiore incisività a questi istituti di partecipazione. Crediamo, quando protestiamo contro i tagli, i trasferimenti agli enti locali, i tagli al fondo delle politiche sociali o dell'istruzione, crediamo di avere la credibilità per farlo, perché lo facciamo dai tempi del governo Berlusconi, adesso col governo Monti, lo facciamo a livello nazionale, abbiamo delle proposte alternative, crediamo di esserci meritati una credibilità in questo.
crediamo che in questa città ci sia bisogno di sinistra, la sinistra che fa le cose, che mette la propria esperienza amministrativa a disposizione di un progetto più ampio, e per invitarvi a fare, prendo l'occasione per ricordare un'iniziativa che abbiamo organizzato per domenica prossima, parlando proprio di Parco delle Cave, la pulizia del Fontanone. Ci troviamo alle 10 al limitare del parco, l'area dovrebbe essere nota ai cernuschesi, con stivali e guanti per questa iniziativa, che vuole essere un'iniziativa simbolica naturalmente, ma un segno della sinistra che fa. Si parlava prima dei rifiuti, quello è un angolo in cui tutti possono vedere i rifiuti che fine fanno, senza ricorrere all'abusivismo. In questa città spendiamo 4 milioni di euro all'anno per lo smaltimento dei rifiuti, qualcosa come 16.700 tonnellate, più di mezzo quintale a testa, neonati compresi. La riduzione dei rifiuti alla fonte è la strada da percorrere. Grazie. 2 minuti a voi per l'appello al voto. Vivere Cernusco è il simbolo più vecchio sulla scheda elettorale, una lista civica che ha fatto la storia di Cernusco, prima con anni in opposizione, fermando diversi progetti che avrebbero deturpato la nostra città, e poi con 5 anni di amministrazione, invece valorizzandola e preservando anche attraverso il lavoro sulla scrittura del piano di governo del territorio. I valori che sempre ha portato avanti Vivere Cernusco sono quelli della trasparenza, la trasparenza amministrativa e dell'uso oculato delle risorse, quello di valorizzazione della cultura, appunto cultura del territorio, di Cernusco, della Lombardia, ma anche cultura del mondo. In questo sono molte anche le azioni di cooperazione internazionale promosse direttamente o sostenute dalla lista civica. E poi la difesa dell'ambiente e del territorio. Abbiamo già detto di un piano di governo del territorio che ha ridotto sensibilmente le possibilità di costruire su aree verdi, ma anche tutte le idee per valorizzare la natura, l'ambiente e soprattutto la qualità della natura. Non basta recintare un'area e chiamarla parco, bisogna dargli vita, bisogna anche conoscere le forme di vita che all'interno di quest'area ci sono per poterle valorizzare. La partecipazione poi è un altro dei punti fondamentali del fare di Vivere Cernusco. Vivere Cernusco già al suo interno non ha un direttivo, ma ha tutte riunioni plenarie e chiunque può partecipare e discutere. Questo stile l'abbiamo portato, e ci piace anche pensare di aver contribuito a farlo, all'interno delle consulte e degli strumenti di partecipazione attivati in questi 5 anni a Cernusco. E infine un altro dei punti importanti, attraverso l'attività dell'assessorato al territorio è stato possibile sbloccare diversi progetti per dare una casa alle persone, una casa in edilizia convenzionata e una casa in edilizia popolare. E infine spesso si attacca in queste settimane Vivere Cernusco per la sua vocazione ambientalista. A noi piace dire che oltre i luoghi comuni utilizzati per attaccarci c'è una città da vivere. Ringraziamo anche Vivere Cernusco. Io voglio ricordare che sono stati con noi in studio per Sinistra per Cernusco Rita Zecchini ed Hermes Severnini, che ringrazio. Grazie a voi. E per Vivere Cernusco ci sono stati Roberto Caserini e Roberto Codazzi, detto Cuda, che ringrazio. Grazie.